temi sul tappeto sono tanti: la ripresa, il turismo, la mobilità delle persone, i vaccini. C'è questo tema del lavoro. È ovvio che se uno la mette in maniera cruda, volete i licenziamenti o non li volete? Chi è che possa invocare i licenziamenti? Nessuno. Il tema è che durante tutta questa fase di pandemia è stato introdotto un meccanismo di blocco sociale, perché ovviamente i consumi in alcuni settori crollavano, alcune aziende erano completamente ferme e ci volevano delle garanzie, delle tutele. Ora, man mano che si torna alla normalità, bisogna riprendere la normale dinamica sociale, il che non vuol dire licenziare la gente. Nei casi di crisi ci sono ammortizzatori sociali, sono previsti strumenti di garanzia, cassa integrazione e altre realtà. Quindi se l'Italia ritorna alla normalità, ritornerà da un lato agli investimenti, le riaperture, l'occupazione, dall'altro se ci sono aziende che hanno problemi di crisi devono poterli gestire, perché l'alternativa può essere poi il fallimento di quell'azienda. Se un'azienda ha una crisi di mercato, si deve ristrutturare, si deve organizzare, ci saranno alcune che vivono e alcune che avranno un declino. Quindi io credo che un graduale ritorno alla normalità riporta anche in primo piano i meccanismi tradizionali di tutela sociale. Quindi non è che c'è il partito dei cattivi che dà la data X licenziamenti di massa, è il partito dei buoni, c'è il partito della realtà che riprende una normale dinamica sociale con le leggi che in Italia ci sono sempre state di salvaguardia anche dei diritti delle persone, di aziende che corrono il rischio di crisi, ma congelare tutto per sempre è impossibile. Sì, Pasquino, le volevo chiedere.